Gentilissimi, ben ritrovati come sempre in diretta web mondiale qui dagli studi di Style Channel, che poi sono gli studi della Horner Factory, di Arte TV, eccetera, eccetera. Qui l'arte pullula veramente dalla mattina alla sera. Allora, velocissimamente vado a salutare Carlo alle telecamere, Giulia alla regia, la nostra Alessandra Burattin, che è sia su Facebook, quindi nella chat online. Vi ricordo che è tutto rigorosamente in diretta, e poi sia centralinea, il numero che vedete in sovraimpressione, 800 821 222. Signori, da chi ci segue da tempo e soprattutto già i nostri numerosissimi visitatori del nostro sito www.affordableartpoint.com nonché www.arteaccessibile.it hanno già intuito l'ospite del momento. Lo vedete, il famoso ciclo dei paesaggi urbani, la velocità, il movimento. Signori, con piacere che vi presento Nilo Bazzani, qui alla mia sinistra. Grazie infinite di essere qui con noi. Grazie. È un piacere essere qua, invitati da voi. Il piacere è tutto nostro. Grazie Nilo. Allora, Nilo, ci siamo sentiti telefonicamente, io ho avuto il piacere di presentarti, sì, anche, mi ricordo, una televendita di un ultimo dell'anno che andò molto bene, oltre 100 le mostre attive a, sì, tuo carico, e però raccontaci le tappe più importanti del tuo percorso artistico. Sì, ho avuto la fortuna, Alessandra, fortuna, sono partito molto giovane. Sono partito come decoratore d'arte e restauratore, che tuttora seguo ancora qualche lavoro, quindi. Però quando mi toglievo l'abito proprio austero e accademico di questo lavoro, entravo nel mio studio e lì davo sfogo un po' a tutti i miei sogni, a tutte le mie, i miei progetti. Io sono partito appunto nel fine anni 70-80 con un tipo di pittura molto appariscente, che aveva dei riferimenti che ricordavano vagamente un po' l'impressionismo, che però cercavo anche allora di essere me stesso, insomma, non di imitare i grandi impressionisti. E questo è durato diversi anni, diciamo fino agli anni, quasi agli anni 90. È stata una cosa abbastanza importante perché mi ha dato la possibilità di avere molti estimatori, collezionisti, che mi hanno dato appunto questa possibilità di avere in collezioni private in Italia e all'estero diverse situazioni, insomma, ecco. E questo è andato avanti. A un certo punto io ho sentito anche dentro di me, perché la pittura, quando non ti dà più emozione, è giusto fare ricerca, cioè non dico cambiare, però provare sempre nuove situazioni. Quindi dagli anni 90 in poi io sono passato da questa tipologia di pittura verso una pittura quasi più, diciamo, che ricordava un po' la metafisica. Era un po' abbagliato anche dai grandi artisti del passato, però sempre cercando di essere me stesso. Quindi mi piacevano artisti importanti, insomma, come Magritte, come, certo, ecco, come il nostro De Chirico e altri. Comunque, ecco, cercando sempre di personalizzarmi nella mia tipologia di arte. Sono andato avanti fino negli anni, metà anni 2000 circa. A un certo punto è successo qualcosa dentro di me che ho detto: è una pittura ferma, statica, come è la metafisica, io ho bisogno di movimento. E l'idea mi è nata girando così per le città, per in macchina, in moto, sui taxi, così. Io mi sono soffermato su delle immagini che apparentemente sono poco guardate o poco osservate, ma dentro di me dicevo: ma queste potrebbero anche diventare interessanti per fermare questo frammento di immagine. Allora, i primi tentativi che io ho fatto, Alessandra, non sono stati molto esaltanti, nel senso che io facevo questi paesaggi ma erano ancora statici, fermi. Io avevo bisogno di muovermi di più, di trovare questo dinamismo, questa velocità. E continuando a fare questi esperimenti nello studio, sono arrivato a questa pittura qua, insomma, che alla fine sono tutte immagini, frammenti di immagini che dopo vengono elaborate nella memoria e vengono appunto buttate dopo sulla tela
sono tutte legate comunque a un vissuto che io ho passato, insomma, ecco. È una specie di flash. Sono dei flash, esatto. Fermare questo flash in questi frammenti di immagini. Il tutto con la massima velocità. Quindi si spiega anche il fatto che certi particolari, per esempio, sembrano in movimento. Ecco, andiamo a vederli un attimo. Entriamo, ecco. Allora, signori, l'opera numero... Ok, andiamo a vedere l'opera numero 2. A proposito di movimento, questo è il ciclo, ve lo ricordo, Nilo sì. Bazzani, il ciclo dei paesaggi urbani. Certo. Sì, le linee che corrono, gli oggetti che sembrano che si muovono, è proprio per dare proprio l'effetto di questo senso di dinamismo, di velocità, insomma, ecco. Ecco, guardate, vi volevo far vedere, Carlo, riusciamo a zoomare le figure stilizzate, le figure umane quasi ai margini, no? Da questa velocità, grazie Carlo, ecco, da questo flash appunto della memoria che Nino Bazzani certo. sapientemente è riuscito a mettere su tela. Diamo anche le dimensioni di quest'opera. Sì, questo è un 90x90. 90x90, signore, le quotazioni di mercato delle opere qui presenti in studio sono sotto le 1000 euro. Allora, Gio da Torino arriva, ti fa i complimenti e ti chiede: la sua arte risente molto del futurismo. Beh, certo, parliamo di movimento, quindi sì. di energia, eccetera. In che modo ritiene di aver personalizzato questa corrente artistica? Io l'ho seguita molto, sì. specie nel suo negozio virtuale all'interno del sì. nostro sito. È vero. Allora, senz'altro ci può essere qualche analogia con il futurismo, ma sicuramente loro, io sono sempre stato innamorato di Balla Boccioni e così, magari loro erano proiettati in una speranza nel futuro in questi movimenti tecnologici, invece noi stiamo facendo proprio la pittura dei giorni nostri, cioè quello stiamo trasmettendo, quello che noi vediamo oggi. Quindi è una cosa che è momentanea, che stiamo vivendo. Quello che è appunto, bravo, quello che vediamo è quello che siamo, signori. Quindi siamo. Un'opera, mettersi in casa, nella propria collezione privata, un'opera di Bazzani, racconta anche la nostra era. Sì, quindi riguardarla perché... dopo 20 anni sappiamo che cosa eravamo, in questo caso nel 2015. Se andiamo a sfogliare un po' la storia dell'arte, vediamo che ogni artista ha rappresentato il momento storico sociale che ha vissuto. Certo, quindi certo, è giusto ripercorrere questo periodo che noi stiamo vivendo. Ok, andiamo a vedere l'opera numero 4, grazie Carlo. E intanto, mentre andiamo a vedere l'opera numero 4, ricordiamo anche le dimensioni, Nilo, dell'opera. Sì, ecco, la vediamo. Allora, mi sembra che sia un 60-70. 60-70, signori, abbondantemente sotto le 1000 euro, lo ricordo. Allora, Antonella da Milano, grazie Antonella che ci scrive, ho capito, anche la nostra affezionatissima cliente, ti chiede Nilo, quanto è importante la scelta del colore per creare movimento e soprattutto si può dare dinamismo con il solo bianco e nero? Si può dare dinamismo anche col bianco e nero, ma l'importante, io ho in queste tutte sperimentazioni di questi tempi che io ho fatto, l'importante è concentrarsi sulla luce, l'effetto della luce. E tutto il resto passa in secondo piano, però una persona che guarda il quadro si concentra nel punto focale dove c'è la luce e quindi è proprio l'elemento principale di questa pittura. Però si può fare anche col bianco e nero. Con il bianco e il nero, ecco, sì, lì era una nota sì. tecnica che la nostra carissima, affezionatissima cliente, spettatrice ti ha chiesto. L'opera numero 3, grazie Carlo, proprio alle spalle del nostro artista. Allora, le città sì. in questi paesaggi urbani, non a caso è così che si chiama questo ciclo pittorico, certo. il movimento però non ritrae mai, se non appena accennato, l'uomo. Cioè la prima cosa che colpisce l'ambiente in cui siamo calati, giusto? Sì, io ho disegnato, ho dipinto molta figura. Qua ho voluto soltanto suggerirla perché do la massima importanza a proprio il frammento di secondo dove viene raffigurata questa immagine, ecco. E quindi la figura si vede molto marginalmente. Ecco, ecco, per questo motivo appunto. Lisa da Verona ti fa una domanda particolare, magari un po' personale, la clientela, che tipologia di clientela si avvicina, compra le tue opere? Allora, Alessandra, ti dico la verità. Sì.
i miei clienti che avevo quando facevo dei quadri più appariscenti, più realistici, ecco, non condividono magari questo tipo di pittura, però si sono avvicinati un'altra tipologia di clientela che è più proiettato sull'arte contemporanea. Anche noi dobbiamo fare delle scelte e dobbiamo anche maturare, certo, fare ricerca, e quindi ho ritenuto opportuno negli ultimi tempi fare questa scelta qua, insomma, che secondo me è più proiettata verso l'arte contemporanea. C'è ancora un filo conduttore verso un certo realismo, però se andiamo a analizzare anche i fondi, vediamo che c'è un po' di astrattismo, quasi un po' di informale, geometrico. Oh, quindi diciamo più correnti, se vogliamo. Ma questa è una cosa mia personale che ho cercato, dopo tante prove, ecco, sono riuscito ad arrivare a questo sintetizzare, risultato. A personalizzare. A sintetizzare, esatto. Questo è importantissimo. Allora Carlo, l'opera dietro di me, la numero uno, parliamo appunto, avevamo detto della scelta dei colori. Come avviene la scelta del colore? Qual è il colore che più in assoluto dà la sensazione di movimento? Non c'è un colore ben preciso. Allora, diciamo che, come abbiamo visto anche i grandi maestri del passato, sembra che ci siano tantissimi colori, ma sono dosati ben tra di loro. Quindi la scelta di colori ce ne sono 5-6, ma però con i mezzi toni, con le ombre, così sembra che ce ne siano tantissimi. Ma alla fine i colori sono sempre qui 5-6, che sono di complemento tra loro e quindi ecco, è un effetto che ti dà un'impressione che ci sia tantissimo colore, ma sono sempre quelli i colori, e quelli, diciamo, i primari, e dopo tutti i mezzi toni che seguono, insomma. Allora, qui abbiamo ritratto una situazione di pioggia, abbiamo visto delle persone, sì, con l'ombrello. Allora, Nilo, qui ci dobbiamo trasferire oltre i confini dell'Italia, perché io passo la parola, sì, cioè un sunto, una sintesi, al nostro Gigi, direttamente da Los Angeles, oggi presente nei nostri studi televisivi. Allora, Gigi, Nilo Bazzani, prego. Thanks, Alessandra. How's it going, everyone? My name is Chigi Okereloto, or the Chigi, and I come from Los Angeles, California, and I'm very excited to give you guys a recap on Lilo Bazzani. So basically, Lilo describes the feelings of society and urban reality in his works, and his paintings are characterized by objects and figures that identify the city as a landscape and a place. An interesting thing is the play of colors and the surge of brightness in the images. The forms are essential, simplified and sharp, and full of facets. Color combinations highlight all of these. And lastly, Nilo Bazzani shows a dynamic city on the move and busy, in which the human being is not seen. To be honest, a lot of his works remind me of Los Angeles, which is why I really enjoy his paintings. Back to you, Alessandra. Thank you. Grazie infinite. Grazie. Allora, avete sentito il nostro bravissimo Gigi. Nilo, un'ultimissima domanda. Tanto ti avremo comunque ospite di nuovo tra qualche mese nei nostri studi, grazie, televisivi. Non che sia importante per noi, nel senso che hai moltissimi già visitatori all'interno del tuo negozio virtuale, all'interno a sua volta del nostro sito, ma hai qualche mostra in programma? E ora nel 2015 ci sono tante mostre, ma direi, io citerei quella più importante, perché durante l'anno ce ne sono, certo, molte diverse mostre, anche di collettive e così. Io citerei quella più importante, che è verso fine anno, nella prestigiosa sede della Società di Belle Arti di Verona, la sede che è nata nel 1856 e che ho avuto l'onore che mi hanno comunicato appunto questa importante mostra. Bene, allora, probabilmente dopo ci saranno le varie fiere, insomma, quelle che si... Però questo è l'evento più importante? Sì, diciamo, quella secondo me è uno degli eventi più importanti del 2015. Allora, noi sicuramente ti inviteremo nuovamente prima, in modo, sì, tale da pubblicizzarla, e poi sicuramente anche dopo, così ci farai sapere com'è andata. Nilo, sì, grazie infinite di essere stato qui con noi, ti ringrazio.
E allora, signori, finisce qui questo breve squarcio di puntata, non andate via, breve break pubblicitario e ritorniamo come sempre in studio, in diretta web mondiale, rigorosamente su Style Channel. Da Alessandro è tutto, grazie infinite.